Questi sono i vari modi di scrivere la regola di decisione ML. Essi particolarizzano in questa maniera quando i segnali sono bassa banda. Ricordatevi che nelle ipotesi in cui ci siamo messi all'inizio del discorso, la settimana scorsa, fra le ipotesi, dicevo, c'erano quelle che segnalano che il canale non introduceva una fase aleatoria. O se l'avesse introdotta, la fase era perfettamente stimata e compensata, quindi siamo concentrati su demodulazione coerente. Le regole MAP hanno tutte la stessa identica espressione a questa, queste due, non le riscrivo, in realtà questa l'abbiamo già scritta. La regola MAP per segnali passabanda si può anche scrivere in questa maniera, dove qui ci aggiungete anche la prior. Va bene? Non le riscrivo, sono altre tre espressioni del tutto equivalenti a queste. A queste tre. Ora faccio soltanto un breve passaggio per vedere come possono essere implementati questi schemi, o meglio queste regole di divisione. Bene, per implementarle, come si vede, bisogna effettuare prodotti scalari fra le forme d'onda R di T, quindi la forma d'onda ricevuta, e tutti i possibili segnali disponibili al modulatore S con i DT. Quindi per realizzare questa regolazione bisogna essere in grado di fare questa operazione qua. Che essenzialmente prevede la moltiplicazione fra il segnale R e il segnale S con i T, che se il prodotto è prodotto fra forme d'onda complesse, perché magari questi due oggetti sono gli equivalenti passo a basso, qua ci devo mettere il coniugato, ok? Qui non serve il coniugato, perché qui ha a che fare con forme d'onda reali, i segnali trasmessi. Ma casomai questo RT, questo S con IT rappresentassero quel caso lì, quindi questo è l'equivalente passo a basso e questo è l'equivalente passo a basso, allora il prodotto scalare sarebbe fra due forme d'onda complesse, e allora per realizzarlo devo fare il primo per il secondo coniugato, ok? Quindi fateci mettere il coniugato sempre, tanto se ho a che fare con segnali passa banda, sono reali, il coniugato non serve a niente. Se ho a che fare con segnali passa a basso, quel caso lì, allora il coniugato mi serve e ci sta già. E poi devo mandare l'ingresso a un sistema che fa l'integrale. Ecco un modo per realizzare questo prodotto scalare. In realtà, come già abbiamo visto prima, il prodotto scalare si può anche scrivere come R convoluto S, a questo punto coniugato e ribaltato, e poi questo prodotto scalare campionato a t uguale a 0. È un altro modo del tutto equivalente di scrivere il prodotto scalare, l'abbiamo visto prima. E allora questo secondo modo di scrivere il prodotto scalare mi fa capire che un altro modo per realizzarlo è sfruttare questa scrittura qui, cioè la convoluzione, perché la convoluzione rappresenta un filtraggio. E allora il prodotto scalare si può anche fare tramite un filtraggio con un sistema lineare tempo invariante, la cui risposta impulsiva è proprio questa qui. Basta che poi l'uscita viene campionata a t uguale a 0. Quindi, se la domanda è, ok, per realizzare il demodulatore coerente devo fare tutti questi prodotti scalari fra la forma d'onda ricevuta e i possibili m segnali trasmessi, come li posso fare? La risposta è questa. Si prende la forma d'onda ricevuta e si manda all'ingresso m filtri, la cui risposta impulsiva sono i segnali ribaltati e coniugati. E poi l'uscita viene campionata. Ok? Ti puoi ripetere l'ultima frase, per favore?
Se la domanda che vi state facendo è ok, come realizzo nella pratica questi prodotti, questi m prodotti scalari fra la forma d'onda ricevuta e gli m possibili segnali trasmessi? La risposta è semplice. Mandando in ingresso il segnale ricevuto ad m filtri lineari tempo invarianti, la cui risposta impulsiva è proprio riesi a forma d'onda trasmessa coniugata e ribaltata. E poi campionate l'uscita. Perché facendo questo state realizzando il prodotto scalare. Qui fuori ottenete R scalare S con N per quella relazione che ho scritto lì. Ecco come realizzare un prodotto scalare. Non c'è nulla da capire, l'abbiamo scritto prima, cioè l'avete fatto a teoria dei segnali. Se il prodotto scalare si può fare con una convoluzione, allora ecco la convoluzione che serve, punto. Ci stiamo perdendo anche troppo tempo per dire una cosa elementare. La cosa nuova invece è quella che sto per dirvi ora. È che questa operazione qua si chiama filtro adattato. Questo filtro. Perché? Perché è adattato al segnale, perché se qui dentro RT ci sta proprio il segnale trasmesso S con I, quindi se RT è uguale a S con I T più N di T, questo filtro qui si dice adattato al segnale, perché c'è proprio lo stesso segnale qui. In queste regole ci sono qui, non so qual è il segnale possibile che ho trasmesso, li prodotti quanti. Quindi ci avrò M filtri adattati a tutte le M possibili forme d'onda che ho trasmesso. E poi scelgo quello che massimizza questo prodotto scalare, vedete? Quindi questa regolazione qui si può realizzare attraverso M filtri adattati. E quindi devo fare M prove? Eh sì, manderete questo segnale in ingresso a tanti filtri, di cui questa è l'esito. Però adesso, prima di realizzare lo schema, che lo vedremo a breve, voglio soltanto darvi un altro esempio, non un altro esempio, parlarvi un po' meglio del filtro adattato. Quindi se voi avete questa situazione, RT uguale S di T più N di T, io voglio farvi vedere che il filtro adattato è quello che vi serve per realizzare il ricevitore ML, oppure MAC. Ma, tra le altre cose, il filtro adattato ha anche un'altra proprietà. È quello che massimizza l'SNR in uscita al filtro. E lo andiamo a vedere subito. Chiaramente in presenza di rumore gaussiano bianco. Quindi il filtro adattato è quello che vi serve per realizzare l'ego ML o MAP quando avete a che fare con un rumore additivo gaussiano bianco. L'abbiamo dimostrato qui. Fra le altre cose, vi vado ora a dimostrare che il filtro adattato, oltre a poter realizzare la regola ML, è il filtro che massimizza l'SNR in uscita quando vi trovate in una situazione del genere, cioè di rumore additivo gaussiano bianco. E questa è l'osservazione che voglio farvi ora. Quindi mettetevi in un caso in cui avete un segnale ingresso RT che è questo e voi avete un filtro qui HDT e poi campionate l'uscita. E la vostra domanda è: come deve essere fatto il filtro in modo da massimizzare l'SNR qui? La risposta è: devi mettere il filtro adattato AS. Qui l'uscita sarà R convoluto H campionato T uguale 0, che sarà uguale a S convoluto H campionato l'istante T uguale 0 più rumore convoluto H campionato l'istante T uguale 0. Ok? Perché è un filtraccio con H, quindi R convoluto H e poi campionato T uguale 0. Come vedete c'è un contributo di segnale e un contributo di rumore. E quindi potete definire un SNR. Ora vado a dimostrare
l'affermazione che vi ho detto prima, cioè che se voi usate il filtro adattato, allora massimizzate l'SNR che vi ho appena definito. In particolare, dimostriamolo, l'SNR è il rapporto fra la potenza di segnale e la potenza di rumore. La potenza di segnale è la media di questo oggetto al quadrato, integrale su tutto R. Ma S è un segnale reale, deterministico, H è un segnale deterministico, oddio, reale non è sufficiente, non è necessario. S e H sono segnali deterministici, e quindi la media statistica non serve, perché questo è deterministico, è un campione, è un numero questo qui, uno scalare. E allora, scusate, l'integrale non serve, scusate. Basta che faccio la media di quell'oggetto al quadrato, perché quello è il contributo di segnale, ma la media non agisce perché è deterministico, allora ho soltanto quell'oggetto al quadrato. Nel caso invece del secondo termine, quello del rumore, devo fare anche la media. N con voto H in 0, modulo quadro. Ok? Ripeto, una forma d'onda fatta da un segnale di energia più rumore di Gaussiano bianco, lo passo in un filtro a risposta impulsiva H e lo filtra, lo campiono all'istante t uguale 0 e allora ottengo due scalari. Questo è il contributo di segnale, questo è il contributo di rumore. Avendo a che fare con due scalari, la potenza e il rapporto segnale-rumore è il valore quadratico medio di questa variabile aleatoria, ma è deterministico, allora è soltanto quell'oggetto al quadrato, diviso il valore quadratico medio di quest'altra variabile aleatoria. E quindi E di quel numero al quadrato. Scriviamo un po' meglio chi sono questi due oggetti. Quello di sopra è facile perché è il modulo quadro di S con voto H cambiato a 0. Quindi è come dire, è il prodotto scalare tra S di T e H coniugato di meno T. Perché quando faccio il prodotto scalare devo prendere il primo e moltiplicarlo per il secondo coniugato. Se ci ho già messo il coniugato qui, quando faccio il primo per il secondo coniugato, questo coniugato scompare e quindi c'ho S per H. Ma la convoluzione c'è H ribaltato, allora glielo do già ribaltato. Ok? Qui sotto invece la situazione è più semplice perché, oddio, è un po' più complicato perché c'è la media, ma io sfrutterò il fatto che n è un rumore impulsivo, quindi scriverò questa convoluzione come un'integrale di modulo quadro come integrale di integrale e porto dentro il segno di media. In particolare o ancora più semplice, senza neanche fare tutto questo giro. Questa è l'uscita, è un campione dell'uscita di un filtro dove l'ingresso c'è rumore Gaussiano bianco. La potenza in uscita è l'integrale di APSD. La APSD del rumore in uscita filtrato è la APSD del rumore in ingresso, sigma quadro, per la risposta in frequenza del filtro, modulo quadro. Devo integrare su tutto R, ecco qui quello con cui ho a che fare. Ripeto, è il valore quadratico medio di un campione in uscita. Quindi la potenza di rumore in uscita. La potenza di rumore è integrale a PSD. Integrale a PSD. La PSD chi è? Sigma quadro, HDF modulo quadro. Oh, se non piace così lo potrei fare anche in quest'altra maniera.
n con voto h in 0 chi è? È l'integrale su tutto r di n per h di t, quindi n di t h di meno t in dt, giusto? Sì. Bene, dovete fare questo in modulo quadro. Allora questo è il modulo quadro, ma questo sarà semplicemente integrale di integrale di n di t n di tau h di meno t h di meno tau dt d tau prima per secondo coniugato. Il coniugato qui non serve a nulla perché il rumore è reale, però se era un equivalente passo a basso serviva, io ce lo metto allora. Quando fate la media, portate la media dentro, ma questo fa delta e t meno tau, e allora quello che esce fuori è semplicemente per sigma quadro per l'integrale. Di chi? Di questo per questo, quanto io uguale tau. Ma quello è h per h coniugato, quindi h in modulo quadro. Di meno t? E vabbè, l'integrale di h di meno t è uguale all'integrale di h di t, perché lo stai facendo tutto r, quindi o fa l'integrale da meno infinito a più infinito, o da più infinito a meno infinito, non cambia nulla. Ma per la uguaglianza di Parseval, l'integrale di h di t modulo quadro è l'energia del filtro, che è uguale all'integrale di h di f modulo quadro. Ok? Però qui sopra ho h di t, quindi mi voglio tenere quella. Quindi faccio un altro passaggio. Questo valore quadrato di qui è uguale a questo oggetto qui, ma l'integrale su tutto r di h di f modulo quadro è come dire integrale su tutto r di h di t modulo quadro. Ok? Quindi fatelo come vi pare, o in questa maniera o in quella maniera lì. Ma questo è quello che esce fuori. Ora posso applicare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, perché qui ho un prodotto scalare in modulo quadro fra due oggetti. Il modulo del prodotto scalare è sempre minore o uguale del prodotto delle norme. Quindi il modulo quadro del prodotto scalare è sempre minore o uguale del prodotto delle norme al quadrato. E badate qua sotto c'è l'integrale su tutto r di h di t, la norma quadro di h. E la norma quadro di h o la norma quadro di h di meno t non cambia nulla, perché sto facendo integrale di h di t o h di meno t, quindi è come se lo ribaltate. L'area sottesa non cambia. E quindi semplifica. Quindi cancellando questa roba qui che ci dà solo fastidio, ottengo che il massimo SNR che potete ottenere all'uscita del filtro H, quando l'avete cambiato in 0, è l'energia del segnale diviso l'energia, la PSD del rumore, come era ovvio che fosse. Questo è il massimo SNR a cui potete arrivare. La domanda è: con quale filtro io ottengo questo massimo SNR? Col filtro che mi rende, la risposta è, col filtro che mi rende questa disuguaglianza di Cauchy-Schwarz pari all'uguaglianza. Ma io lo so quando vale l'uguaglianza nella disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Quando i due vettori, dei quali sto facendo il prodotto scalare, sono linearmente dipendenti. Quindi questo vale se e solo se uguale se e solo se S di T è proporzionale, quindi è un coefficiente proporzionale, perché linearmente dipendente vuol dire che è proporzionale a H coniugato di meno T, o se preferite se H di T è proporzionale a S coniugato di meno T. Filtro adattato.
Ok? Questa è solo un'osservazione. Perché il discorso era questo: se volete fare la regola ML, la regola MAP, dovete fare il prodotto scalare tra R e gli M, le M forme d'onda disponibili nel modulatore. E il prodotto scalare lo potete fare col filtro adattato. Nota, osserva, il filtro adattato è anche il filtro che massimizza l'SNR all'uscita. Il filtro adattato è il filtro che massimizza l'SNR all'uscita di un filtraggio in risposta impulsiva. Ok? Va bene, detto questo, andiamo a vedere allora qualche schema implementativo del ricevitore coerente, cioè come implementare questa regola di decisione. Chiaramente, se la regola di decisione fosse scritta in tre modi differenti lì, io potrò fare tre schemi differenti. Se poi il segnale trasmesso è passa a banda, allora tra quei tre modi lo posso fare in quest'altro tre modi, e quindi avrò altri tre schemi possibili, per un totale di 3 più 3, 6 possibili modi differenti. E se il segnale, e se io so le probabilità a priori dei segnali e voglio fare una decodifica MAP, allora oltre a queste 6 posso fare gli stessi 6 con meno la probabilità a priori, logaritmo della probabilità a priori, e quindi ho altri 6 possibili schemi per un totale di 12. Ma chiaramente sono uno identico all'altro, perché in un caso ci metto le prior, in un altro caso non ci metto le prior. Una volta faccio il prodotto scalare fra le forme d'onda, un'altra volta faccio il prodotto scalare fra i vettori rappresentativi, ma è sempre lo stesso oggetto, quindi farò soltanto un paio di schemi, gli altri li cavate da voi perché sono immediati. Implementativo e ricevitore coerente. Ora li faccio, ma ricordatevi che non sono ancora i demodulatori, perché se vi ricordate nei passaggi che abbiamo fatti finora, abbiamo detto c'è ancora una semplificazione da superare. Questo è quello che farei se il trasmettitore trasmettesse un solo simbolo. Allora dovete decidere fra uno, qual è il simbolo trasmesso fra gli m possibili simboli che può aver trasmesso. In realtà il trasmettitore non manda un simbolo, manda una stringa di simboli, quindi dobbiamo ancora generalizzarlo. Quindi questo non è ancora il demodulatore coerente, fra virgolette finale. È uno schema implementativo del demodulatore coerente, casomai il trasmettitore trasmettesse un solo simbolo, cosa che non fa. Però per costruire il demodulatore coerente, la prossima lezione, avremo bisogno anche di questo. Quindi cominciamo a vedere. Bene, guardiamo la regola ML, le regole MAP non le scrivo qui. Le fate voi, ogni volta che sottraete i coni su sigma quadro ci mettete anche meno mezzi sigma quadro logaritmo della prior. Ok? Guardiamo quei tre modi di scrivere la regola ML. Se guardo al primo, devo fare pronto la differenza fra il vettore rappresentativo del segnale R e tutti i possibili vettori rappresentativi degli M segnali al modulatore. Ma per fare per avere in mano il vettore rappresentativo del segnale ricevuto, devo proiettare il segnale ricevuto sullo spazio di segnale. Come si fa a proiettare il segnale ricevuto sullo spazio di segnale? Devo fare il prodotto scalare fra il segnale ricevuto e le Q forme d'onda di base. Questa è la proiezione. Ricordate che R vettore è uguale a R con 1, R con Q, e il generico R con J è la coordinata jesima di questo vettore ed è la proiezione di RT sulla jesima forma d'onda di base. Quindi io per avere accesso a questo devo fare tutte queste possibili proiezioni, ma sono Q prodotti scalari, e Q prodotti scalari si fanno con Q filtraggi adattati alle Q forme d'onda di base. Quindi se voglio fare il minimo della distanza fra il segnale ricevuto e il segnale trasmesso, devo avere, ripeto, bisogno del segnale ricevuto proiettato sullo spazio segnale, e quindi devo fare questo, RT, devo mandare l'ingresso a Q filtri adattati,
alle Q forme d'onda di base. E poi cambiare l'uscita a P uguale 0. Questo dà luogo alla prima componente, R con 1. Questo dà luogo all'ultima componente, R con Q. Le metto tutte assieme in un vettore. E ottengo R vettore. Va bene? In questa maniera ho ottenuto la proiezione di RT sullo spazio di segnale, R vettore. Ma la regola ML dice che deve valutare tutte le possibili distanze fra questo vettore proiettato sullo spazio di segnale e tutti i possibili vettori rappresentativi delle forme d'onda trasmesse dal modulatore S1, S2, S m. E allora valuto tutte queste possibili distanze. Come? Beh, ci sottraggo il primo segnale. E ne faccio la norma al quadrato. O se preferite, faccio direttamente la norma quadro tra l'ingresso che è R e il primo segnale. La norma quadro tra l'ingresso R e il secondo segnale, la norma quadro fa l'ingresso R e l'ultimo segnale, siccome ne ho M, l'ennesimo segnale. Ho avuto così accesso alle M statistiche che stanno lì sopra, le M distanze fra il vettore R e gli M possibili segnali trasmessi S, con 1, S2 e S m, devo prendere il segnale corrispondente alla distanza più piccola, perché devo andare alla minima distanza. Allora prendo l'argomento al minimo. Questo è a cappuccio, teta cappuccio, quello che vi pare, la stima del simbolo trasmesso. Se avevo chiamato il simbolo A, lo chiamo cappuccio. Se avevo chiamato teta, lo chiamo teta cappuccio, dati il nome che vi pare. Ok? E non sto facendo null'altro che guardare quella regola e eseguirla, implementarla. Per fare quella regola ho bisogno di vettori rappresentativi, proietto sullo spazio segnale. Poi ho bisogno anche delle distanze di tutti i possibili segnali trasmessi, calcolo tutte le possibili distanze. La regola dice di prendere il minimo, prendo il minimo. Cioè, quell'equazione lì, questo schema qui, porta la stessa informazione. Ma M è uguale a Q? No, perché M sono il numero di possibili segnali che il modulatore trasmette, mentre Q è la dimensionalità dello spazio di segnali. Se gli M segnali sono ortogonali fra di loro, M uguale Q. Se gli M segnali invece sono tutti linearmente dipendenti fra di loro, allora M fa, che vi devo dire, 256, ma Q fa 1, perché è una modulazione lineare, ok? Q è la dimensionalità dello spazio di segnali. M è il numero di segnali che fanno lo spazio di segnali. Quindi Q è sempre minore o uguale di N. È uguale soltanto se i segnali sono linearmente indipendenti fra di loro. Come vedete, la regola ML è questa, ML è coerente. Quindi più che ricevitore coerente lo chiamerei della regola ML coerente. Che, ripeto, ancora non è il ricevitore, perché io non trasmetto un segnale, un simbolo solo. Se voglio fare con la map, com'era? La norma quadro meno 2 sigma quadro logaritmo di pi greco, quindi basta che qua ci aggiungete meno 2 sigma quadro logaritmo di pi greco 1, e questa diventa regola map. Per questo da qui in poi faccio soltanto gli schemi ML.
Quelli mappa li fate voi. Questo è lo scherzo del metatono se guardassi la prima riga, ma se guarda la seconda. La seconda dice non devi andare a minima distanza, ma devi andare a massima correlazione, massimo prodotto scalare. Massimo prodotto scalare, scusate. Però sempre fra il vettore R, cioè proiezione segnale ricevuto sullo spazio segnale, e i possibili M, vettori rappresentativi dei possibili M segnali disponibili al modulatore. Quindi la prima parte mi serve sempre. La seconda prevede non di fare la distanza minima, di calcolare la minima distanza, ma di calcolare il massimo prodotto scalare. E allora, niente di incredibile. Il prodotto scalare è semplicemente la moltiplicazione elemento per elemento di tutte le coordinate del primo vettore per tutte le coordinate del secondo, elemento per elemento al secondo coniugato, e poi dopo fate la somma. In realtà dovete anche ricordarvi che i segnali hanno, potrebbero avere energie differenti, quindi bisogna anche sottrarci l'energia del segnale iesimo. Quindi più giuste statistiche, che sono m, e devo massimizzare, devo prendere la statistica che ha valore massimo, anzi l'argomento della statistica, l'argomento max da prendere. E questo è a cappuccio. Ok? Insomma, ci stiamo perdendo un sacco di tempo, ma in realtà stiamo semplicemente guardando queste equazioni e rappresentandole uno schema. Ci vuole più tempo a disegnarlo che non a capirlo. Anzi, non c'è proprio nulla da capire. Se invece guardassi la terza riga, allora io mi accorgo che devo fare il prodotto scalare sempre, ma non fra i vettori rappresentativi, ma fra le forme d'onda. Ok? Terza riga. Non argmax fra i prodotti scalari, fra i vettori rappresentativi, ma argmax fra i prodotti scalari fra le forme d'onda. Insomma, qui devo andare a massima correlazione, perché questa è la correlazione fra le due forme d'onda. Allora, in questo caso, se utilizzassi la terza riga, lo schema diventerebbe, lo faccio qui sotto così vedo la differenza tra quello di sopra e quello di sotto, diventerebbe questo. L'ho cancellato purtroppo, ma era argmax dei prodotti scalari fra l'ecoforma d'onda ricevuta R e le M possibili forme d'onda trasmesse. È un prodotto scalare, ovviamente si fa un filtro adattato. Allora devo fare il filtro adattato con S con 1 e S con M. Coniugato? No, il coniugato non ci va perché sono reali. Perché, vi ripeto, ho guardato la riga di la colonna di sinistra. C'era la regola ML ed era per segnali reali. La regola ML, quando i segnali sono bassa banda, si può scrivere in funzione di correnti bassa a basso e poi sono complessi i segnali. Ma qui non direi quanti reali, quindi qua non ci va nessun coniugato per fare il filtro adattato. Campiono a t uguale 0
E ora l'uscita sono le... M correlazione di cui avevo bisogno. Devo ricordarmi però che devo sottrarci anche l'energia diviso 2 di ogni segnale. E poi fra questi prendere quello più grande. Questa è una stima del simbolo trasmesso. Scusi, professore, quindi dal punto di vista implementativo alcuni di questi sono più efficienti o più economici di altri? Sì, esattamente questo è il punto. Se lo dovessi realizzare in una o nell'altra maniera, dovrei anche tener conto della difficoltà implementativa dell'uno e dell'altro. Per esempio, se io ho a che fare con una modulazione lineare, ok, o bidimensionale, faccio un esempio, una 256 QPSK o QM, vedremo che significa. In questo caso ho M uguale 256 possibili forme d'onda, ma sono tutte quante linearmente dipendenti fra di loro, perché Q fa 2, è una modulazione in banda passante, in cui ci sono soltanto due direzioni linearmente dipendenti, la componente in fase e quella in quadratura. Allora in questo caso le alternative sono: faccio M prodotti scalari, quindi faccio 256 prodotti scalari realizzati con 256 filtri lineari, filtri adattati, e poi prendo il massimo, ma per fare un filtro adattato devo realizzare in tempo continuo, quindi un filtro analogico. Quindi faccio M 256 filtri analogici adattati alle 256 possibili forme d'onda e poi prendo il massimo delle statistiche in uscita. Oppure faccio soltanto due possibili filtri adattati alle due possibili forme d'onda di base da realizzare in maniera analogica e poi dopo le varie statistiche me le costruisco in digitale dopo che ho campionato, che è più semplice. Probabilmente farò quelli sopra. Viceversa, se ho a che fare con un'altra forma d'onda, un'altra modulazione, ad esempio con la 256 FSK, che è una modulazione ortogonale, in questo caso ho esattamente 256 possibili forme d'onda linearmente indipendenti, anzi tutte ortogonali. E allora dovrò fare comunque un prodotto scalare con le 256 forme d'onda di base, che ha lo stesso costo di fare questo prodotto scalare, perché le forme d'onda di base sono esattamente, se possibili, i segnali, perché sono ortogonali, a modulazione ortogonale. Quindi le possibili forme d'onda di base sono proprio i segnali normalizzati a 1. Quindi, se decido quello schema implementativo, devo fare comunque 256 prodotti scalari con 256 possibili forme d'onda di base, che sono gli stessi prodotti scalari che farei qui. Poi qui ci sottraggo m costanti e prendo il massimo. Lì invece faccio altre operazioni. Preferisco queste. Nella pratica non si fa né l'uno né l'altro, perché poi alla fine col digitale si preferisce prendere, convertire in banda base, campionare e poi fare qualsiasi cosa in digitale, anche questo in digitale. Ok? Quindi molto spesso non si fa né quello né questo. Si prende il segnale ricevuto, si converte in banda base, si campiona perché tanto costa poco e tutti i filtraggi di qualsiasi natura si fanno in digitale col teorema di simulazione che avete fatto a teoria segnale. Qualsiasi filtraggio lineare tempo invariante con filtro analogico si può fare anche con gli equivalenti segnali campionati. Quello che volevo dire invece è, e si può tranquillamente fare, un'osservazione prima di passare a quella lì.
osservazione da farvi è questa. Per fare questo schema qui, come vedete, devo fare un prodotto scalare fra RT ed S con IDT. C'è un filtraggio adattato con S con IDT. E qui integrale va da meno infinito a più infinito, quindi è come se dovessi osservare il segnale RT su tutto R, da meno infinito a più infinito, per un tempo infinito. In realtà non è necessario fare questo, perché se il segnale SVT è limitato all'intervallo 0T, in genere è quello che succede, perché se io sto utilizzando una modulazione digitale, SVT è una possibile forma d'onda disponibile al modulatore, magari in un impulso, e ha durata 0T, pari al tempo di simbolo. Ok? È quello che succede nella pratica. In realtà si possono avere anche simboli un po' più, durata di impulsi un po' più lunghi del tempo di simbolo, per motivi che spiegheremo più in là nel corso. Ma ricordate che questo è il segnale corrispondente al simbolo 0, quindi stiamo qui, la modulazione fa questo. Magari se era una modulazione in cui si trasmetteva, si utilizzavano, che vi devo dire, 4 possibili differenti frequenze, allora l'ho già fatto vedere. Un esempio di questa modulazione potrebbe essere 0,1 simbolo 1, 1,1 simbolo 4, 0,0 simbolo 1, perché questo è 2, ok? Ho due coppie di bit, con una coppia di bit posso fare 4 possibili simboli, e ogni possibile simbolo associo un impulso a durata T con frequenza differente. Ad esempio, 2 frequenza 2, 4 frequenza più grande, 1 frequenza più piccola. Ok, questo potrebbe essere una possibile implementazione di questo modulatore. Come vedete, in questo caso il tempo di simbolo è questo e l'impulso dura esattamente quanto il tempo di simbolo, cioè siamo in questo caso qui. E allora, quando fate il prodotto scalare fra RT ed SDT, l'iesimo simbolo, S con IDT, va bene? Non dovete mica farlo su tutto R, perché tanto SVT fa 0 di fuori l'intervallo 0T, quindi basta farlo fra 0 e T, e quindi R e T basta che lo osservate su 0T. Ok? E allora il filtraggio lineare viene fatto sempre con un filtro adattato. E la risposta impulsiva del filtro è sempre S con I meno T, e quindi S con I meno T sarà, se S con I T è questo, magari era un impulso rettangolare, vi devo dire, S con I meno T è questo qui. Il filtro anticausale. E qual è il problema? Lo ritardate e diventa causale. Quindi se lo volete fare causale, perché non gli va di farlo anticausale, allora fate questa operazione qua. RT, S con I di T meno T, perché dovete ribaltarlo, meno T, e poi traslarlo a destra di T. E però a questo punto non cambia più a 0, voi cambiate a 0 se fate il filtro adattato con S di meno T. Se lo ritardate a destra e T, dovete cambiare a T uguale a T grande. Ok? Ed eccolo qui, un filtraggio adattato quando l'impulso ha durata finita e vi serve un filtro causale.
Quindi invece di ribaltare t fra meno t e 0, quindi campionare a 0, dovete traslarlo verso destra per rendere causale, quindi campionate a t grande. Casomai vi servisse un filtraggio lineare. Causale. E infine voglio farvi vedere qualche altro schema implementativo in questi ultimi 10 minuti della regola ML coerente quando ho a che fare con segnali passabanda. Gli schemi sono esattamente quelli di prima, vanno benissimo quelli di prima, ma in più ne posso fare altri 3, 1, 2 e 3. Perché oltre a quella maniera che abbiamo già visto, nel caso di segnali passabanda li posso fare anche tramite gli equivalenti passabasso. Come diventano questi tre schemi? Quali sono i tre schemi equivalenti a questi tre modi differenti di scrivere, differenti ma equivalenti di scrivere regole di decisione ML? Anche qui l'operazione è molto semplice, quindi andrò abbastanza rapido. Devo soltanto vedere quelle tre regole e guardarle e implementarle. Seguire esattamente le indicazioni che mi danno. La prima è esattamente questa. E forse posso direttamente modificare questo. C'è un'unica cosa che devo tener conto, che qui ho a che fare con gli equivalenti passo a basso, quindi il segnale RT devo prima convertirlo in banda base. Come si fa a convertirlo in banda base? Si manda su due rami del modulatore, si moltiplica per rc2 coseno e meno rc2 seno, si filtra passo a passo e ora avete a che fare con la coppia di segnali reali, componente in fase e componente in quadratura, le componenti I e Q, che sono parte reale e parte immaginaria dell'equivalente passo a passo. Quindi potrei mettere, cioè fisicamente dovete portarvi dietro la parte reale e la parte immaginaria, che sono una coppia di segnali reali. Qui alla lavagna io ci faccio il primo più il secondo moltiplicato per i unità immaginarie, così ottengo un segnale complesso, però è solo un modo per scriverlo comodo per me. E equivalente passo a basso, questo è per i unità immaginarie. Ora a che fare con l'equivalente passo a basso, che devo fare? La prima dice massima correlazione, esattamente quello che sta lì, identico lo schema, soltanto che invece di lavorare con S1, S2 e S1 M lavoro con S1 equivalente passo a basso, S2 equivalente passo a basso e così via. E qui devo fare prodotto scalare col primo, cioè filtro adattato col primo, cioè moltiplicato per S con, no, scusate, risposta impulsiva del filtro adattato al primo è S con 1 coniugato, ovviamente passo a basso, stavolta è coniugato solamente, e ribaltato. S con M, equivalente passo a basso, ribaltato e coniugato. Campionamento a t uguale a 0, campionamento a t uguale a 0, e così ho realizzato i prodotti scalari. Ma la regola di decisione mi dice che devo prendere il massimo dei prodotti scalari parte reale di t, perché questi prodotti scalari sono complessi. Lì sopra c'è scritto la parte reale del, e prendo la parte reale. Poi che dice? Sottraici l'energia dell'esimo segnale, a posto. Meno e con 1, mezzi,
meno e con m mezzi, e poi che dice? Prendi il massimo. L'ho cancellato, ma c'era argmax di sopra. Se devo prendere l'argmax, prendo l'argmax e questa è la stima del simbolo trasmesso. Ok? E possiamo andare avanti anche per questa regola, anche per segnali passabanda, scrivendo le altre due regole che prevedono invece di fare la di lavorare con le proiezioni sullo spazio segnale, esattamente come prima. Ne faccio solo una di quelle due, magari quello col prodotto scalare, perché già ce l'ho qui, ma l'altra ve la potete fare voi come vi pare. Quindi se volessi realizzare la regola ML coerente nel caso di segnali passabanda, posso utilizzare, oltre a tutti gli schemi fatti finora, anche questo qui, che voglio dire minimo istante, va bene? Allora prendo RT, la minima istanza è fra gli equivalenti passo a basso, e allora devo prendere RT e come prima cosa portarlo in banda base. Per portarlo in banda base vedete che si fa conversione in banda base, fatemelo scrivere in maniera compatta, perché moltiplicare per radice 2 coseno e moltiplicare per meno radice 2 seno e poi sommare le uscite moltiplicate la seconda per i significa semplicemente moltiplicare per elevato a meno 2 pi greco i fc t, perché la parte reale radice 2 è radice 2 coseno e la parte immaginaria è proprio meno radice 2 seno, esattamente quello che mi serve. Quindi fatemela scrivere in questa maniera il demodulatore, il convertitore in banda base, che è un po' più compatto, va bene? Lì è per radice 2 coseno e radice 2, meno radice 2 seno, qui è per radice 2 esponenziale complesso, che racchiude in sé coseno e seno. Faccio prima a scrivere. Una volta ho a che fare con l'equivalente passo a basso, la regola ML coerente dice che devi trovarti la proiezione di questo segnale equivalente passo a basso sullo spazio di segnale. Per far questo mi servono le Q tilde proiezioni e quindi devo fare un prodotto scalare con le Q tilde funzioni di base che implemento con Q tilde filtri adattati. Quindi proiezione su prodotto scalare su psi con 1 tilde di t e quindi filtro adattato con risposta impulsiva psi tilde di meno t coniugato con 1, psi tilde di Q tilde di meno t coniugato. Campionamento a t uguale a 0. Ripeto, se non vi piace causale e questo è a durata limitata, lo traslate per renderlo causale e campionate alla fine della forma d'onda. Io qui ho R con LP, R con 1, LP, la prima componente e l'ultima componente. Queste Q tilde componenti vanno raggruppate in un unico vettore, quindi lo mettete dentro un unico vettore, vettorizzatore, vettorizza, insomma, quello che vi pare. Questo è RLP vettore. La regola dice di andare a minima distanza e allora calcolo tutte le possibili distanze. Norma fra l'ingresso e SLP con 1, la prima possibile forma d'onda, o meglio, il vettore rappresentativo della prima forma d'onda. E così lo faccio per tutte le possibili forme d'onda. Distanza fra l'ingresso, che è il vettore
proiettato sullo spazio segnale, e SLP con n, perché sono m vettori, norma quadro. Fra tutte queste possibili istanze prendo quella più piccola. Questa è una stima del simbolo trasmesso. E se non vi piace la minima istanza potete andare a massima correlazione, quindi invece di fare tutte le possibili istanze fate tutte le possibili correlazioni, ci sottraete le rispettive energie e con uno di mezzi, con due mezzi, con m mezzi e prendete il massimo. Come vedete abbiamo perso forse mezz'ora a fare sempre lo stesso disegnino, che è semplicemente la scrittura delle operazioni che ti dice di fare, quella regola che abbiamo già visto. E sono le 11, quindi direi che se non avete domande ci fermiamo qui. Solo una riflessione, sì. Più che altro, ma quindi in ricezione non conviene molto lavorare con gli equivalenti passo a basso, soprattutto quando facciamo operazioni nel dominio del tempo, almeno. Cioè, mi sembra un po' più complesso come schema rispetto ai precedenti. In realtà non possiamo dire se è un po' più complesso o un po' meno complesso, guarda soltanto la lunghezza del disegnino, perché la lunghezza del disegnino non ti dice realmente quanto è difficile fare una cosa rispetto a un'altra nella pratica. A questo ci dovrebbe rispondere un professore di elettronica che magari realizza questi componenti elettronici. Magari ci dicono che questo qui è molto più semplice di uno di quelli precedenti. Ma lo è, perché fare un'operazione in banda passante significa fare un prodotto scalare in banda passante. Supponete state a frequenze di megahertz o gigahertz e voi avete una banda piccola piccola, dovete fare un prodotto scalare con un filtro che sta a gigahertz. È difficile fare quel filtraggio, è molto più semplice, ma anche campionare a frequenze gigahertz, che cosa fa? È molto più semplice convertire in banda base o una opportuna frequenza intermedia, molto piccola, lì campionare fittamente, tanto che i convertitori AD ormai costano pochissimo, e poi fare tutto quanto in digitale, questa è la cosa più conveniente. Quindi ripeto, né questo, né quelli di prima, ma semplicemente a questo punto lo faccio, tanto manca un minuto, questo, va bene. Questo primo passaggio è così, da qui si campiona, e tutto quello che vi pare, questo, quello di sopra, si fa in digitale.